boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene. Teatro Golden, prima della prima del Prete e il Bandito. Con noi è il regista, è l'attore principale ed è l'autore Augusto Fornari. Raccontaci questo Prete e il Bandito che si annuncia molto divertente. Beh, si annuncia divertente fino a un certo punto, nel senso che è la storia di un uomo che si nasconde in una chiesa, prende in ostaggio il prete e i chierichetti, ma perché ha ucciso la moglie, quindi è divertente fino a quando non entriamo nel tema che è poi quello del femminicidio, insomma di quest'uomo che uccide la moglie, è un tema importante. Abbiamo tentato di alleggerirlo, ma senza snaturarlo, senza fargli perdere insomma la drammaticità che purtroppo ha negli ultimi anni è uscito fuori, ma le donne insomma sono state sempre vittime del femminicidio. La sfida è stata un po' questa, speriamo di esserci riusciti. Fornari, ma visto che tu sei l'autore, insieme agli altri tre che sono? Tony Fornari, uh-huh. Vincenzo Sinopoli e Andrea Maia. Tanto per non sbagliare, tuo fratello magari, Tony? Esattamente. Ecco, grazie. Appunto. Tutto in famiglia. Tutto in famiglia. Senti, ma vi siete ispirati ai giornali perché appunto questa recrudescenza di femminicidio è di pochi anni fa, insomma. Sì, l'idea di Vincenzo Sinopoli e Andrea Maia noi l'abbiamo sviluppata. Ed è naturalmente ispirata alla cronaca, insomma, il tema è questo. E quindi ci sembrava giusto anche insomma, raccontare questa cosa, perché lo si fa ancora poco. E raccontarla facendo divertire, tutto sommato, perché è piena di... Sì, la chiave, ci sono dei personaggi che sono... c'è un chierichetto autistico, e quindi permette di andare un po', osare un po' anche in momenti un po' drammatici. Ma non abbiamo mai snaturato appunto questo con il massimo rispetto per il tema, per le donne anche. Siamo nel camerino di Sergio Fiorentini che avevamo visto e ci era piaciuto immensamente nel Papa Re un po' di tempo fa e ora eccolo qui che fa un parroco in Il Prete e il Bandito. Allora, com'è il suo prete? Com'è il mio prete? È un prete abbastanza moderno, è uno che insomma è un prete che riesce a praticamente a tranquillizzare un uomo che vorrebbe uccidere la propria moglie e quindi ce la mette tutta per riuscirci, denunciando anche qualcosa che lui, lo stesso prete, ha commesso in gioventù e quindi racconta di un fatto molto grave che ha compiuto quando aveva 16 anni, che è stato il riformatorio, e quindi quando lui ha ucciso un prete, ha ucciso un poliziotto, praticamente da allora vive nell'inferno e quindi... Questa è l'occasione per cercare di salvare un'altra anima? Infatti, è questo il compito di questo prete. Laura Ruocco, prima dello spettacolo, siamo nel suo camerino, infatti vedete la sua testa, la vedete riflessa nello specchio, qua ci sono tutte le cose del trucco e stiamo aspettando di vedere il prete e il bandito. Allora Laura, la tua parte. La mia parte, io interpreto Sabrina. Sabrina è una donna che ha subito delle violenze non fisiche da parte dell'uomo di cui lei era follemente innamorata, che l'ha fatta diventare quello che lui voleva, in maniera anche subdola, nel senso che dietro tanti gesti d'amore si nascondeva però una violenza nel farla diventare quella che voleva lui. E quindi a un certo punto, dopo 20 anni di matrimonio, dopo figli, questa è una storia che mi sto rendendo conto anche con il riscontro del pubblico la sera appartiene purtroppo a tantissime donne, e lei si rende conto a un certo punto di tutto quello che non è più e trova la forza, il coraggio dopo anni comunque in cui aveva provato a parlare, aveva cercato di appellarsi, no, a suo marito, trova la forza e il coraggio per decidere di andarsene, e questo però scatena l'imprevedibile.
perché spesso, anche proprio dalle testimonianze che ho raccolto in questi mesi di preparazione, da quello che ho letto, di fronte a un confronto a parole, la donna è superiore all'uomo, e quindi all'uomo, anche a detta proprio di tanti uomini, non resta altro che il gesto fisico. Guys talk, girl talk, it happens everywhere.